Certo, tre vittorie di fila che ci rilanciano classifica, ti hanno dato una botta all'entusiasmo, una bella iniezione di fiducia in questa squadra che ne aveva bisogno e ci proiettano a proseguire un bellissimo cammino e speriamo in un 2019 ancora meglio. In quest'ultima riapertura della lista invernale non ci sono state grandi manovre, ecco. Quindi grande fiducia al gruppo. Sì, grande fiducia al gruppo sul quale abbiamo lavorato d'estate per creare una squadra competitiva e farci trovare pronte a tutti questi derby che, oltre che alle energie fisiche, portano via anche energie mentali, sicché l'esperienza ha la sua importanza. Abbiamo preso solamente un centrocampista offensivo dallo Spoiano, perché il gruppo secondo noi era abbastanza completo, aveva solo bisogno di trovare fiducia nei propri mezzi. Se da una parte la classifica si allunga, dall'altra sul campo i valori sono molto simili, insomma, c'è tanto equilibrio. Sì, è un campionato, come ripeto, un campionato difficilissimo, ma come era prevedibile, perché i valori sono tutti abbastanza livellati e alla fine vincerà chi riuscirà a creare più gruppo, chi riuscirà a fare della forza del gruppo anche la forza della squadra, perché squadre ammazzacampionato per ora non ne vedo. Intanto ormai siamo agli sgoccioli di questo 2018, ecco, come lo valuti per l'Alberone? Positivo, positivo, lo valuto positivo perché abbiamo fatto anche l'anno scorso i playoff e quest'anno abbiamo avuto un periodo un po' di calo, però siamo in netta ripresa, sicché il finale mi fa ben sperare. E quindi testa al prossimo match qui. Testa al prossimo match col Capolona, secondo in classifica non sarà facile, ma penso che la squadra risponderà bene. Grazie e auguri. Grazie.